Nel centenario della Grande Guerra si è pensato anche di considerare quale sia stata la posizione, il ruolo, i fatti concernenti la Turchia, non per ricordare e raccontare quello che è accaduto, ma per capire meglio quali sono state poi le conseguenze anche nell'attualità, no? In linea generale possiamo dire che l'Europa ha perso complessivamente la guerra perché ha perso la posizione di leader mondiale in quanto Europa, ma quello che è importante è ricavare da queste valutazioni quali siano certi atteggiamenti della Turchia che apparentemente possono apparire incomprensibili. La Turchia in un certo senso, dico subito, non va criticata, va tranquillizzata, perché la Turchia ancora vive forse nella paura di quanto fu stabilito con gli accordi di Sèvres, poi ribaltati con gli accordi di Losanna del 1920, negoziati dal famoso Ismet Pasha. Ma questo non ha tolto nell'animo dei turchi il timore, il ricordo delle imposizioni del Trattato di Sèvres volute dalla poca preveggenza degli stati vincitori. Naturalmente in questo contesto generale non può non tenersi conto anche del problema degli armeni, no? Ma è una questione che le autorità turche da sempre non hanno mai negato nella loro concretezza. Il problema è diverso, la impossibilità e la ingiustificatezza di qualificare quei fatti, ancorché molto gravi, come genocidio. Penso che anche questo convegno dia l'occasione anche per una riflessione a questo riguardo. Non vi fu nessun progetto, programma preordinato di sterminio, quindi di natura genocidiale, ma vi fu una necessità realizzata in modo anche brutale, indubbiamente, di salvaguardare lo sforzo militare dell'impero ottomano nei confronti delle armate russe che venivano favorite dal sabotaggio degli armeni.